Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Schiereranno tre uomini nella metà campo avversaria davanti al centrocampo a tre che regala un bel po' di flessibilità. È il modulo di base del calcio totale. Il suo sviluppo di gioco è in grado di fornire un buon equilibrio di squadra, ma allo stesso tempo anche un'elevata possibilità di soluzioni offensive. È una scelta interessante da parte del tecnico perché serve un costante movimento da parte di tutti. Via la gara. Decidono di giocarla all'indietro. Ferrari. Pallone lungo in verticale. Alza la palla in profondità verso un compagno. La toglie dalla porta. Gli lega la gioia del gol. Che parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Decide di non rischiare. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Benasser. Hernandez. Filtra la palla in profondità. Grande prova di forza. Stanno facendo muovere molto verso l'esterno gli attaccanti, ma non sono sicuro che sia la mossa corretta. Perché dici questo, Luca? Beh, perché allontani la vera minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al centro, ma poi chi la butta dentro? Recupera palla con un ottimo intervento. Brahim Diaz. Ecco il filtrante per Giroud. Pallone alto nello spazio. La mette al centro. Pallone al sicuro tra le braccia del portiere. Palla riconquistata immediatamente. Pallone dentro. Salta e colpisce di testa. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Ferrari. Il Milan finora non ha mai tirato in porta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo dribbling. Cerca il compagno in area. Allontana la minaccia. Non poteva fare molto altro. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione.
L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati. Ecco che fa il tiro! Allontana il pallone. La allontana con forza. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità, 0-0. L'avversario ha avuto la meglio. Calabria, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Ottima discesa sulla destra. Cerca il numero. Può crossare. E trova tiro di Bennacer. Un grande momento di calcio. Un gol magnifico! Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Berardi. Berardi! È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, va bene a provarci. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referenza. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finale. Giroud fa avanzare l'azione sulla fascia. Può metterla in mezzo. Ecco che parte il cross. Brahim Diaz. Passaggio sulla destra. Calabria. Occhio, una deviazione di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ha colpito bene il pallone, il gol però non è arrivato. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Brahim Diaz. Scodella in avanti. Calabria. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Raspadori. Cerca il passaggio profondo. Riceve un pallone interessante. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Infatti. Brahim Diaz! Tiro davvero da dimenticare. Dal
L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. De Frel può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Tolian. Berardi. Raspadori. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Allarga il gioco a destra. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Hernandez. Brahim Diaz. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Sbroglia la situazione. Il Sassuolo prende subito il possesso della sfera. Il risultato sbloccato quando mancava poco al riposo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Hernandez. La mette sulla sinistra. Il Milan è ancora avanti di un solo gol. Vediamo se crossa. Possibilità di pronto al tiro. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Ferrari. Bella apertura. De Frel è in una posizione in cui può far male alla difesa. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Palla a De Frel. De Frel. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Beh, non si può sempre dominare per goleada. Hanno ottenuto una vittoria.